Carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti o ben ritrovati a tutti. Siamo alla 34esima puntata della rubrica De Maria Nunquam Satis, la seconda dedicata alla nuova serie di catechesi mariane e aventi come oggetto le virtù teologali, anzitutto della Madonna. Nella prima puntata, un po' introduttoria, abbiamo anzitutto chiarificato che la Madonna nella sua vita terrena esercitò in grado eroico tutte le virtù che hanno un'importanza basilare sia nella vita cristiana in generale sia nella vita della Madonna in particolare. Abbiamo anche visto che a differenza di Maria Santissima, scusate, a differenza di Gesù nostro Signore, Maria Santissima le virtù le ebbe tutte, comprese le prime due virtù teologali che abbiamo cercato un pochino di cominciare a introdurre. Oggi parleremo un po' più dettagliatamente della fede, e che la Madonna ebbe anche le due virtù teologali, le prime due, cioè la fede e la speranza, a differenza di nostro Signore Gesù Cristo, che appunto in quanto figlio di Dio fatto uomo, certamente aveva la carità e in sommo grado Gesù, ma non la fede e la speranza per la conoscenza essenziale, insomma, che aveva già sia di Dio che dei beni da lui promessi in quanto seconda persona della Santissima Trinità. E abbiamo anche terminato introducendo la fede attraverso il passo celebre, ecco, della rivelazione pubblica del capitolo 11, primo versetto della lettera agli ebrei, che definisce la fede il fondamento delle prove che si sperano e la prova di quelle che non si vedono. Quindi abbiamo cominciato a focalizzare e a introdurre la spiegazione di questo verso per addentrarci dentro la prima virtù teologale, che è la fede, di cui adesso cominciamo subito a parlare un po' meglio, anzitutto in generale, perché per vedere come questa virtù è stata vissuta dalla Madonna dobbiamo richiamare all'attenzione, alla memoria, che cos'è la fede. Fondamento delle cose che si sperano e la prova di quelle che non si vedono. Non abbiamo introdotto questo discorso. Allora, la fede, autori spirituali, teologici, teologi più che autori spirituali, viene distinta in tre dimensioni che hanno dei nomi tecnici, no? Credere a Dio, la cosiddetta fides qua, credere in Dio, che è, vedremo, il credere in, la fede del cuore, la fede fiduciale, ecco, l'abbandono, eccetera, e il credere che Dio esiste e tutte le tutto, diciamo, le verità di fede conseguenti alla divina esistenza. Si chiamano tecnicamente anche fides que, fides qua o credere in, virgolettato, no? Chiaramente la Madonna tutte e tre le ebbe e le esercitò in grado eroico, ecco. Il nostro Signore Gesù Cristo, che sicuramente non ebbe né la fides qui né la fides qua, forse qualcuno, non è escluso, ammette che abbia potuto vivere in una piccola parte, di qualche piccolo aspetto, ecco, della fede come fiducia, cioè affidamento e abbandono, come dire, totale, pieno nella volontà del Padre. Ecco. Allora, andiamo con ordine. La fides qui, cioè credere che Dio esiste, e tutte quante le verità di fede conseguenti. Allora, un attimino che sto cercando una citazione al volo. Allora, sempre nel capitolo 11 della lettera agli ebrei, si legge al versetto 6 che senza la fede non si può essere graditi a Dio, perché anzitutto bisogna credere che Dio esiste, e chi infatti si accosta a Dio deve credere che Egli esiste e che Egli ricompensa coloro che lo cercano. Quindi la prima cosa, che Dio esiste e tutte quante le verità di fede connesse con questo. Cosa diciamo noi la mattina nell'atto di fede? Mio Dio, credo che tu e tutte le cose, poiché sei la verità infallibile, credo in te e a tutte le cose che tu ci hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere. Quindi la fede è composta anzitutto da una serie di verità di fede,
che sono dei contenuti che non sono evidenti, come abbiamo visto la volta scorsa, che sono al di sopra della nostra ragione, ma non contro la nostra ragione, quindi la superano, ma non sono cose irragionevoli o irrazionali, anche se sono al di sopra della nostra portata. Facendo sempre il solito esempio, che Gesù sia presente nell'Eucaristia non è una cosa alla portata della nostra ragione, perché nessuno sa spiegarlo, d'accordo? Né uno può averne una certezza incontrovertibile, razionale e dimostrabile. Però, se uno conosce e sa che quanto si può sapere del dogma della transustanziazione, vedrà che credere una cosa di questo genere, per quanto sia una cosa grande, quindi divina, non è un atto irragionevole o irrazionale. D'accordo? Perché lo si spiega, lo si comprende come prodigio dell'amore di Gesù e tra l'altro poi tutti quanti i miracoli eucaristici che Gesù ha fatto sono dei segni che accompagnano questa verità di fede per darci, come dire, uno sprone in più a accoglierli come verosimili, come attendibili. Sotto questo punto di vista, anche per esempio tutti quanti i miracoli che Gesù operò nella sua vita terrena, sono, questo è un tema tipico del Vangelo di San Giovanni soprattutto, erano dei segni volti a confermare la fede in lui e nelle cose che diceva. D'accordo? Questo dobbiamo ricordare. Quindi la Madonna queste verità di fede le ebbe tutte e in maniera perfettissima, perché anche se lei aveva un contatto profondo, intimo, diretto con il Signore, ecco, tuttavia ha esercitato anche, certamente senza dubbio, questa forma di fede. La fides qua significa obbedire a Dio e alle sue verità in forza dell'autorità medesima di Dio, cioè che quello che dice è assolutamente vero, non si sbaglia, né può ingannare, non inganna, né può ingannare. Cioè il fondamento ultimo e più autorevole delle verità di fede è Dio stesso. Io credo una cosa, basta che ho la certezza che sia rivelata. Ecco perché la Chiesa, facciamo una piccola parentesi, ho detto anche la volta scorsa, ha fatto sempre estrema attenzione a circoscrivere la cosiddetta rivelazione pubblica e quindi le verità di fede, come si chiamano tecnicamente, divina e cattolica, da tutte le altre. Per quando la Chiesa ti dice questa è una verità di fede divina e cattolica, vuol dire che noi abbiamo la certezza che è rivelata da Dio. D'accordo? Ecco per esempio l'importanza, per citare del dogma dell'Immacolata e dell'Assunzione, riallacciandoci un po' al ciclo di puntate precedenti, no? Nel momento in cui quello diventa un dogma di fede, significa che la Chiesa impegna la sua autorità per dire che quella cosa è certamente, senza dubbio, ufficialmente e incontrovertibilmente rivelata da Dio. E una volta che una cosa viene riconosciuta come rivelata ufficialmente e pubblicamente da Dio, non può essere messa in dubbio. Ecco perché la forza della fede, cioè è chiaro che su questo ci fu un po' la polemica tra gli scientisti e invece gli uomini di fede, cioè, e questo l'ho sempre detto anche durante catechesi, omelie, eccetera, eccetera, no? Cioè, proviamo a farci questa domanda: per te è più sicuro che 2 più 2 fa 4 o che la Madonna è Immacolata? Ecco. Allora, se uno ha capito quello che ho detto, la risposta è più sicuro che la Madonna Immacolata, che non che 2 più 2 fa 4. Perché l'autorità di Dio che rivela una cosa è superiore a quella dell'evidenza incontrovertibile di una verità cosiddetta scientifica. E tutto il famoso caso Galilei, d'accordo, Galileo certamente ha fatto del bene all'umanità per quello che ha fatto, ma le diatribe, i contrasti con cui entrò con le autorità ecclesiastiche, che sono molte volte amplificati o strumentalizzati, in realtà è fondamentale, d'accordo? Cioè, che non si può fare, cioè, la verità di fede, no, tutte quante le verità scientifiche sono tutte quante le benvenute, perché non c'è nessuna verità scientifica che possa realmente andare contro la fede, mai, perché, come diceva San Tommaso d'Aquino, omne verum aquacunque venit adeo est, cioè ogni cosa vera, da qualunque parte venga, viene sempre da Dio. È un altro discorso poi che
i nostri amici e fratelli scienziati a volte facciano un uso tendenzioso e strumentale delle verità di fede, cioè scopro l'atomo anziché dire guarda che bello capolavoro dell'altissimo nella particella elementare della materia, comincio a dire ah, siccome ci sono gli atomi, adesso sto semplificando, non ce ne importa più niente di sentire tutte le stupidaggini che dicono gli ecclesiastici, perché ormai abbiamo conosciuto la materia e ce la studiamo ed è venuta a caso, ecco. Però che esiste l'atomo che è fatto così, appunto, cioè un uomo di fede quando vede un atomo vede un'opera divina, d'accordo? Perché la struttura di un atomo, cioè, no, io non voglio sapere queste cose, mi occupo della fede e queste cose non mi riguardano, no, riguarda né come, ecco, d'accordo? Però il punto fondamentale è che la forza di una verità di fede per il fondamento che è superiore a quella di una cosiddetta verità scientifica. D'accordo? Questo è un dato che deve essere acquisito. Quindi pensiamo un po' quanti credenti, e guardate che per la Madonna, questa ecco, andiamo, cominciamo a vedere la fede della Madonna. La Madonna su questo non aveva nessun dubbio, cioè quando la Madonna agiva in forza della virtù della fede, quindi in forza per esempio di una verità di fede o di una cosa a cui Dio la chiamava alla cosiddetta, vedremo poi, obbedienza della fede, come lo chiama San Paolo, lei prendeva e partiva, non capiva più niente, d'accordo? Capite con l'espressione? Nel senso che se Dio dice una cosa, finito. D'accordo? Tutto sta a vedere che Dio l'ha detta veramente, certo lei aveva dei canali anche un po' preferenziali, ma se una cosa Dio l'ha detta veramente, capite? San Paolo nelle sue lettere dice: se anche un angelo dal cielo venisse a predicarvi un Vangelo diverso da quello che abbiamo predicato, sia anatema. D'accordo? Capito? Per quanto è forte la forza delle verità di fede in virtù del loro fondamento. Il fondamento è l'autorità di Dio stesso, che si è degnato di rivelarsi e di rivelare a noi come stanno le cose. Ripeto, sotto questo punto di vista, e ringraziamo Santa Madre Chiesa, è fondamentale il lavoro, e questa è una delle cose fondamentali che la Chiesa e il suo Magistero fa, di definizione, cioè definire vuol dire io devo mettere i confini tra ciò che è certamente rivelato, ciò che non è sicuro che sia proprio ufficialmente rivelato. La prima cosa che mi viene in mente, per esempio, è l'esistenza del limbo. Inferno, purgatorio e paradiso sono verità di fede. Il limbo ancora non è stata definita come tale, ecco perché alcuni possono scrivere senza essere tacciati di eresia che a loro avviso il limbo non esiste. Certo, questo apre una serie di problematiche, però che non è questa la sede per affrontarle, però la Chiesa ha sempre inteso definire. Ecco perché se oggi, come abbiamo spiegato nel ciclo precedente di catechesi, una persona volesse dire io ho difficoltà a credere che la Madonna è la mia corredentrice, anche se cioè, ovviamente io non la penso così, però non si può dire brutto eretico, tu non credi che la Madonna è corredentrice, perché ancora questa dottrina non ha avuto la sanzione della Chiesa che dica è divinamente rivelata. Quando questo sarà, allora le cose cambiano. Ecco, questo deve essere molto molto chiaro, anche guardando. Poi c'è la terza e terzo aspetto della fede, che è appunto la fede fiduciale, quindi la fede come fiducia in Dio, come atto di abbandono in Dio, no? Qualche teologo di teologia fondamentale, io ricordo anche, mi piace ricordare, insomma, perché è attualmente vescovo di Rimini, ma è un sacerdote che viene dalla mia diocesi, che è Monsignor Francesco Lambiasi, tanti anni fa lo insegnava teologia fondamentale al Leoniano, e fece una persona, insomma, che ha una, tra l'altro, una grandissima eloquenza, insomma, è una persona che quando parla ha proprio un'eloquenza e una retorica effettivamente, a mio avviso, straordinaria, insomma, quindi dice delle cose abbastanza sensate, si fa anche ascoltare molto molto volentieri, è proprio l'arte del parlare, insomma, no? Ecco, lui spiegava come, secondo una certa possibile etimologia, il verbo credere lo si può, diciamo così, parafrasare con cor dare, cioè dare il cuore, che è l'aspetto, diciamo, più esistenziale, più profondo della fede. Ecco, e vedremo adesso subito che nell'Annunciazione, la Madonna, queste cose, questi tre aspetti della fede li ha esercitati, anzitutto lì si vede nell'Annunciazione,
Sacra Scrittura in maniera più che eroica, d'accordo? Quindi proprio assolutamente straordinaria. Per esempio, anche, lo vedremo, quando arrivò il decreto di Cesare Augusto. I evangelici dicono che in forza del decreto di Cesare Augusto si sono dovuti spostare a Betlemme. Noi possiamo certamente fare un po' di meditazione e pensare, bene, che cosa ha capito la Madonna quando è arrivato il decreto di Cesare Augusto? Che cosa ha creduto la Madonna? D'accordo? E tante altre cose, no? Ecco, vedremo anche adesso cominceremo subito la rassegna biblica, no? La Madonna sotto la croce, ecco, o la Madonna che parte per andare in esilio in Egitto, no? Allora, quindi abbiamo definito un pochino queste tre cose, no? Diciamo che l'emblema della fede fiduciale, tra l'altro per dovere di formazione e di informazione, è stata, come dire, quella maggiormente messa in evidenza, però non per questo noi dobbiamo minimizzarla, d'accordo? E non soltanto maggiormente messa in evidenza, ma quasi completamente polarizzata dal mondo della riforma protestante. E, per esempio, la fede fiduciale trova un'espressione paradigmatica già nell'Antico Testamento in colui che ha chiamato il nostro padre nella fede, che è Abramo, d'accordo? Anche Abramo è nostro padre nella fede, Maria Santissima è certamente figlia di Abramo, ma anche come superando molto, insomma, le virtù del padre, no? Però, ecco, Abramo ha portato il suo figlio Isacco sul Monte Moria, quindi in uno stato, insomma, come dire, di credere fermamente, poi San Paolo, che Dio sa, dice, ha portato il figlio sul monte perché pensava che Dio l'avrebbe fatto risuscitare, no? lo dice sempre nello stesso capitolo, insomma, della lettera agli ebrei, no? Lo porta sul monte e pensava che Dio era talmente grande che avrebbe, se l'avesse fatto ammazzare, gliel'avrebbe risuscitato. Cioè, quindi una fiducia illimitata che giunge anche a entrare nell'assurdo, no? Filosofi di ispirazione protestanti, io ricordo bene per esempio Soren Kierkegaard, che ha certamente un suo bel fascino, fecero, insomma, di questo episodio, insomma, del sacrificio di Isacco una fonte di grandi riflessioni, di grandi meditazioni, certamente con quella particolare, diciamo, accentuazione propria del mondo riformato, che appunto esalta oltre misura, ecco, a discapito anche degli altri aspetti della fede, questa dimensione esistenziale fiduciale, diciamo un po' così, della fede, no? Ecco, noi nell'ambito chiaramente del mondo cattolico, e la Madonna è l'antesignana, insomma, del cattolicesimo, teniamo tutti e tre questi aspetti sempre in equilibrio. E se, come dire, una preferenza, come dire, normativa si deve dare, certamente bisogna darla alla fide scue, cioè noi dobbiamo essere ben formati, noi dobbiamo conoscere le verità di fede, cioè in cosa possiamo credere e in cosa non dobbiamo credere, d'accordo? Ecco, facciamo subito un esempio. Nella Chiesa Cattolica, questo non sono tutti quanti i santi, d'accordo? E la Madonna ci è tornata, per esempio, tante volte, anche nell'apparizione italiana, indirettamente, diciamo così, benedetta dalla Chiesa attraverso l'autorizzazione del culto, che furono le tre fontane, no? Cioè, per esempio, quali sono i capisaldi della Chiesa Cattolica, che sono poi stati bombardati da vari aspetti, fuori e purtroppo ultimamente anche dentro, d'accordo? Sono le famose tre cose bianche, no? Eucaristia, la Madonna e il Papa. Quelle tre cose non si toccano, d'accordo? Non si toccano. Eucaristia, la Madonna e il Papa non si toccano. Quindi chiunque tocca una di queste tre cose tocca male, d'accordo? Sicuramente sta uscendo fuori del seminato. Non ci stanno sani, non ci stanno dubbi su queste cose qui. Perché dietro queste tre cose bianche c'è il cuore pulsante della Chiesa Cattolica, lo si vede anche nel corso della storia, insomma, no? E sono tre cose di importanza basilare per la vita della Chiesa. Perché l'Eucaristia è il cuore della vita della Chiesa, la Madonna è colei che è madre custode della Chiesa e il Papa è colui che è guida visibile,
vicario di Cristo in terra e centro d'unità della Chiesa. Quindi se si toccano una di queste tre cose, si esce seduta stante dal seminato. Quindi questo è un, per esempio, è un punto di formazione nella fede che deve essere assolutamente fermo e fondato. Non ci stanno santi, d'accordo? Non si esce da questo confine, così come non si potrebbe uscire da là a dire io credo nella reincarnazione. La reincarnazione è un'eresia, d'accordo? Perché esiste una sola anima razionale per un solo corpo, d'accordo? E una sola persona, d'accordo? Che passa per alcune fasi di esistenza, che è la vita terrena, la condizione di anima separata dopo la morte e la risurrezione della carne, ma è sempre la stessa persona. Non esistono reincarnazioni. E la mia anima è la forma sostanziale di questo corpo, e se questo corpo purtroppo conoscerà la corruzione del sepolcro, questa è una verità di fede, nella risurrezione della carne io riprenderò questo corpo, il mio, d'accordo? Così come tu prenderai il tuo e nessun altro. Quindi guardate che oggi essere ben formati nella fede è fondamentale. E dici, ma come faccio? Io dico sempre, ricordiamo le parole di San Giovanni Paolo II. Ci sta il catechismo della Chiesa Cattolica. C'è il librone grande, che è un dono che la Chiesa ci ha fatto, perché in forma estesa, perché poi spiega, rispiega, approfondisce, dà riferimenti biblici, patristici, dogmatici, teologici di ogni singolo articolo. E poi Papa Benedetto ci ha fatto il dono della versione in forma ridotta per chi non ama farsi troppe domande ma vuole un po' di chiarezza, d'accordo? Se qualcuno lo ama, io ho sempre pensato, insomma, che non è un peccato d'andarsi a confessare un reato per cui si va in galera, cioè fare riferimento al catechismo di San Pio X, molti lo giudicano superato, altri lo giudicano ancora utile, così come il catechismo romano, d'accordo, del concilio tridentino. È chiaro che i catechismi si rinnovano, evidentemente perché le circostanze storiche evolvono, crescono, e le culture cambiano, e per cui i linguaggi possono essere certamente adeguati, i linguaggi, i modi e gli stili. Ma uno c'ha sempre la sacrosanta libertà che se vuole andarsi a leggere il catechismo romano, quello uscito dopo il concilio di Trento, e vuole credere alle cose che stanno scritte lì, sono le stesse che stanno scritte nel nuovo catechismo, ma scritte in termini e stili, forme e modi assolutamente differenti, capite? Ecco, salvo alcune cose che appunto nel catechismo a volte possono entrare anche delle verità di fede, di dottrina comune, diciamo così, e non proprio di fede divina e cattolica, e quindi in un catechismo si possono trovare e in un catechismo non si possono trovare. Per esempio, tornando all'argomento di prima, nel catechismo di San Pio X si parlava del limbo, perché l'esistenza del limbo è non una verità di fede divina e cattolica, ma una dottrina comune. Quindi, quindi dire che non esiste devi avere delle buone argomentazioni, perché vai contro la maggioranza dei grandi autori che hanno affermato l'esistenza di questo misterioso luogo dell'aldilà. Però non sei eretico, quindi se dal momento che molti hanno fatto questioni, il nuovo catechismo ha preferito tacere, un po' come Pio XII, la Madonna è morta o non è morta, l'abbiamo visto, no? La Madonna è stata assunta in cielo in corpo ed anima, poi il fenomeno della morte di Maria, se c'è stata e com'è stata, non ne ha voluto parlare, perché quando non c'è un dogma definito, le autorità della Chiesa possono fare la scelta di lasciare che i tempi maturino, che le discussioni si amplino, e quindi tacere momentaneamente su una cosa che non è ancora patrimonio di rivelazione pubblica. Scusate questa introduzione, spero che sia stata utile, però noi dobbiamo anche capire di che fede si parla, perché la Madonna ha vissuto questa fede. Allora, cominciamo ad andare all'Annunciazione. Noi non ci rendiamo forse conto di tante cose, non credo che sia il caso, non so se sia il caso proprio di leggere il testo dell'Annunciazione, perché presumo che gli ascoltatori, insomma, siano un pochino pratici dei Vangeli, no? E allora, noi dobbiamo farci, come è arrivata la Madonna a questo momento? Perché la Madonna, si capisce dal dialogo che ha con l'Arcangelo Gabriele, che capisce quello che l'Arcangelo Gabriele gli sta dicendo, che sapeva molto bene che
era stato promesso il Messia. Quindi, e che Israele e l'umanità intera era in attesa del Messia Redentore. Quasi certamente, però, non possiamo affermare con certezza che la Madonna sapesse, prima dell'Annunciazione, che il Messia fosse la seconda persona della Santissima Trinità, perché la Madonna è vissuta nella fede di Israele. Noi sappiamo che esiste la Santissima Trinità, se proprio vogliamo essere precisi, proprio dal momento dell'Annunciazione in poi, d'accordo? Perché quello che ha detto l'Arcangelo Gabriele, ha detto non soltanto tu diventi la madre del Messia, ma tu diventi, cioè il Messia è il figlio di Dio, cioè la seconda persona che ti chiede di farsi uomo in te. Capite? Quindi non possiamo sapere, questo a noi non è dato di saperlo con certezza, forse, se nelle sue esperienze personali e soprannaturali con il Signore, quindi la Madonna, avesse già saputo qualcosa. Certamente sapeva, e lo sapeva per la fede di Israele che lei condivideva, che il mondo era in attesa del Messia e che il Messia sarebbe nato, Isaia, da una vergine che concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele. Una cosa che tutti gli autori, anche mariani, praticamente all'unanimità e anche tante, tra virgolette, rivelazioni private su questo sono concordi, una cosa è certa, la Madonna non sapeva di essere lei la prescelta per essere la madre del figlio di Dio. L'ha capito in quel momento. Ora, la fede della Madonna, già nel saluto dell'angelo, ti saluto piena di grazia, dalla reazione che la Madonna ha, rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto, abbiamo l'interpretazione più accreditata di questa reazione di Maria. La Madonna non sapeva neanche cosa fosse il turbamento. Qualcuno, diciamo, in una certa spiritualità, la Madonna si è turbata perché lei era vergine, il vergine al pudore, c'era la presenza, insomma, di questo essere dinanzi a cui lei stava un pochino imbarazzata per la sua grande pudicizia, castità e purezza. È un'interpretazione altamente carina e che fa onore alla purezza assoluta della Madonna. Ma la cosa più attendibile, che è quella che ha più a che fare con la virtù della fede, è che quando la Madonna ti è sentita dire io sono la tu sei la piena di grazia, che caritomene, tra l'altro in greco, che è una cosa, dice, alt. Se mi saluta così, vuol dire che io non c'ho peccato originale. E dice che senza vestiti, ma non è che io sono la prescelta per essere la madre del Messia. In quel momento, cioè il turbamento, cioè è un turbamento generato dalla apprensione di una ovvia verità di fede che però stride con il grandissimo senso di umiltà che aveva la Madonna. Nel senso che la Madonna sapeva di amare il Signore, lo amava tantissimo, era stata nel Tempio, ma mai avrebbe pensato da se stessa: io sono l'eletta ad essere la madre del Messia. E in quel momento l'ha capito perché? Perché la sua fede era vivissima, cioè l'angelo non gli ha detto tu sei l'Immacolata, d'accordo? Ma la Madonna sapeva che la madre del Messia doveva essere una eletta con la E maiuscola. Ecco perché dice, turbata, dice, ah, bene, quindi io sarei l'Immacolata Concezione. E mo non è che mi dice, e infatti, non temere Maria, perché ha trovato, grazie a questo Dio, concepire un figlio, lo darà alla luce, lo chiamerà Gesù, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E tale è realmente, sottointeso. A questo punto l'obiezione che dà la Madonna, attenzione perché qui c'è, grazie a Dio, nella nuova traduzione della CEI hanno corretto questo bug, diciamo così. C'erano due cose che non funzionavano nel racconto dell'Annunciazione, tutte e due corrette nella nuova traduzione. Nella nuova traduzione, come sempre, ogni traduzione c'è delle cose che vanno meglio e delle cose che sono un po' più discutibili. Sull'Annunciazione, ecco. D'accordo, c'è anche la traduzione letterale di Caire, che è rallegrati Vergine Maria, anche se è vero che letteralmente Caire significa rallegrati, però bisogna anche pensare che Caire era il saluto greco. In ebraico è shalom, d'accordo? Shalom significa pace. In latino era ave, ecco perché diciamo Ave Maria, cioè il Caire greco in latino era ave. Quindi se noi volessimo
tradurlo in italiano, che qualcuno adesso dice, cioè, dobbiamo tradurre l'Ave Maria con Rallegrati o Vergine Maria, no? Ma Rallegrati Vergine Maria, dovremmo, se uno volesse tradurre in italiano, dovremmo tradurre Ciao Maria, capite? Perché in greco era Caire, in italiano, in latino era Ave. Noi quando salutiamo una persona diciamo ciao, oppure diciamo buongiorno. Quindi non va troppo enfatizzato, a mio avviso, questo aspetto, che comunque sia, da un punto di vista verbale sintattico, Caire è appunto l'imperativo del verbo greco che significa appunto rallegrati, no? Va bene, comunque, lasciamo perdere. Però il piena di grazia, quindi è stata ben compreso da Gesù. Da Maria, scusate, la reazione, stavo dicendo lì, cioè la Madonna non dice com'è possibile non conosco uomo, questa è una traduzione che tutti abbiamo sentito per anni. Cioè, che sembra tra l'altro una cosa simile a quella che ha detto Zaccaria nell'episodio che immediatamente precede, e che è appunto la visita l'annunciazione della nascita di San Giovanni Battista. Quando l'arcangelo Gabriele dà a Zaccaria l'annuncio della nascita di San Giovanni Battista, lui risponde: com'è possibile? Come posso conoscere questo? Mia moglie è avanzata, è sterile e noi siamo vecchi. E la Madonna dice: com'è possibile che non conosco uomo? Sembra un'obiezione di per se stessa quasi uguale. Dice: quello è stato tacciato di incredulità e ha perso la parola fino alla nascita di Giovanni Battista. E la Madonna è andata avanti e gli ha detto: guarda che scende lo Spirito Santo. Perché la traduzione è sbagliata. Perché la traduzione letterale dal greco è quella che diciamo nella CEI attuale. La Madonna non dice: com'è possibile? No. La Madonna dice: pos tuto estai, cioè come sarà questo? Usa il verbo essere. Quindi dice: come sarà questo, virgola, poiché, peide, non conosco uomo, antropo, antropo, no, ughi, ughignosco, cioè perché io non conosco uomo. Cioè, com'è possibile dal momento che io non conosco uomo? Cioè, come questo si realizzerà dal momento che io non conosco uomo? Cioè, qui si comprende la tradizione, da sempre accettata nella Chiesa, che la Madonna avesse fatto voto di verginità, che sia stata la prima donna, ecco, tra i discepoli di Gesù, era la prima, oltre ad avere tutti quanti gli altri privilegi, ma aver compreso la grandezza della verginità, nonostante il contesto culturale ebraico dove non esisteva questa cosa come scelta di vita definitiva, la fece affidandola, vedete la fides, il credere in, al Signore. Dice: guarda, sta cosa io sento che tu me la chiedi, so che da noi non si fa, io te la affido. Se mi vorrei mantenere vergine, bene, e se no, pensaci tu. Vedete, affidarsi al Signore. Quando l'angelo le dice questa cosa, dice: cosa dobbiamo fare? Lei era già fidanzata con San Giuseppe dopo che era uscita dal tempio. Dice: devo rinunciare al voto di verginità o c'è qualche altro modo? Questo era il senso della Madonna. Non ha dubitato che quella cosa potesse essere fatta, né che lei fosse l'eletta, nonostante la sua umiltà. Capite? Cioè, questa è una cosa grossa, cioè, perché la vera umiltà è, cioè, Gesù, come dire, chi si innalza sarà abbassato e chi si umilia sarà innalzato. Se il nostro Signore ti prende e ti innalza, pensate a un vescovo, un cardinale che viene eletto papa e che non ha fatto nulla per andare a cercare una cosa di questo genere. E che fa? Rifiuta. Cioè, io non me lo sono andato a cercare, signore, tu vuoi fare questo, mi umilio, mi metto sottoterra, ma se questo mi chiedi, ti rispondo fiat, come ha chiesto la Madonna. Io mi sento indegno, mi sento incapace, mi sento tanto piccolo, ma che devo fare? A me successe qualcosa del genere durante quando mi accorsi, pensavo d'avere, e sembra vero, dico sempre sembra perché a me ancora non mi sembra sempre tanto vero, di avere la vocazione al sacerdozio, perché mi rende, dico, ma una cosa così grande, una cosa così impegnativa, una cosa con così tante responsabilità, ma io come faccio a fare una cosa del genere? Insomma, siamo sicuri che veramente che ha il Signore? Quindi, però, se è sì, è sì. Ecco, quindi la Madonna ha esercitato la fede, d'accordo? Perché in quel momento era pronta la fede e l'obbedienza della fede. Facciamo un'ipotesi assurdissima, che è l'assurdo degli assurdi. Se Dio gli avesse detto no, il Messia nasce umanamente?
Io sono sicurissimo che la Madonna avrebbe immediatamente obbedito, senza nessun problema. È l'assurdo degli assurdi, perché, d'accordo, andiamo nel campo dell'assurdo degli assurdi. Però l'angelo la rassicura e poi le chiede il consenso. Attenzione, nell'atto del consenso, poi lo vedremo anche parlando delle altre virtù, sono un fascio di virtù che sono state esercitate dalla Madonna. Non c'è solo la fede, sono tantissime. Perché nel fiat mihi secundum verbum tuum ci si potrebbe parlare una settimana, e sarebbe poco, per vedere tutti gli atti che la Madonna ha esercitato rispondendo a quelle cose. Però ci sono certamente degli aspetti di fede. Cioè, il primo atto di fede che la Madonna ha dovuto fare è: colui che nascerà in te è concepito per opera dello Spirito Santo. E io vedo chiunque a mettersi in questa situazione, cioè non c'era mai stato nessuno che sul pianeta Terra era nato per opera dello Spirito Santo. D'accordo? Né 2000 anni fa c'erano le cose strane che ci sono oggi, cioè le fecondazioni, le clonazioni, tutte quante queste pazzie dell'uomo contemporaneo. Cioè, fino ai tempi della Madonna e anche la Madonna stessa, i figli erano nati in maniera naturale, cioè da un uomo e da una donna. Quindi c'era il racconto della creazione, a cui certamente la Madonna credeva, che Dio aveva creato Adamo, Eva era nata da Adamo, ma poi tutti gli altri erano nati da un uomo e da una donna. Dice, se non ricordo male, la Sant'Ambrogio, non so se Sant'Ambrogio o Sant'Anselmo, dice, se ne mancava ancora, o Sant'Anselmo d'Aosta, forse il secondo, uno dei due, adesso la memoria mi sfugge, dice, ci mancava ancora una cosa che non si era mai vista, cioè un uomo che nascesse da una sola donna, perché Dio aveva creato un uomo, poi una donna dall'uomo, tutti gli uomini da un uomo e una donna, ci mancava che un uomo nascesse da una donna. E questa era una cosa nuova, capite? E qui, insomma, la Madonna ha dovuto fare un atto di fede, non solo credere a questa cosa, ma poi una serie di conseguenziali atti di fede grossi. Primo, è che gli andiamo a raccontare in giro a San Giuseppe e al prossimo? Se glielo dovessimo raccontare, tra l'altro. Cioè, la Madonna, qui vedete l'evidenza e la fede che deve superare l'evidenza, perché va oltre. Quando prima diceva, è più sicuro che 2 più 2 fa 4 o che esiste l'inferno? Allora, qui pensate alla Madonna, no? Allora, il discorso è questo qui, cioè, allora, o la Madonna dice una cosa di questo genere, la va a raccontare. Ma, punto primo, non sarebbe stata creduta. Punto secondo, io sono sicurissimo, per esempio, e questo si capisce dal fatto che è stato poi l'angelo ad apparire in sogno a San Giuseppe a dirgli di prendere Maria come sposa, che la Madonna non ha detto proprio niente a nessuno, per un motivo molto semplice. Cioè, voi capite, andare a dire in giro, cioè, io sono la madre di Dio e ho concepito per opera dello Spirito Santo, è una cosa che non si può dire, perché non sta bene, non andrebbe d'accordo con l'umiltà, non si può dire una cosa di questo genere. La Madonna mai avrebbe fatto una cosa di questo genere, mai, non poteva farlo. Allora questa si ritrova che è incinta per opera dello Spirito Santo e non può dire niente a nessuno, e dinanzi all'evidenza anche di quel povero uomo, sant'uomo di San Giuseppe, che ha sofferto, ci dicono i Vangeli, per questo non indulgono molto, ma si capisce, no? Allora non può dire niente a nessuno, si trova dinanzi ad una situazione drammatica la cui evidenza dice questa è incinta, capito? Cioè, se è incinta non sono stato io, qui qualcun altro è stato, d'accordo? Ecco perché quel povero San Giuseppe è entrato in un'angoscia terrificante e che, non sapendo che fare, dice rimandiamo nel segreto, perché qui è scopazzo, questa è una santa donna, ma questa sta incinta, io non ho fatto niente, che è successo? E interviene l'angelo. Ma voi capite che cosa significa per la Madonna, cioè, dire andiamo, cioè, capite? Cioè, lì non è che si tratta di essere scienziati o si tratta di avere paura, è lapidazione sicura. Cioè, noi sappiamo l'episodio del Vangelo di San Giovanni, nell'Antico Testamento c'era scritto veramente che la donna adultera doveva essere lapidata. Quando portano l'adultera a Gesù, nella legge di Mosè c'è scritto di lapidarla. Gesù non dice nella legge di Mosè non c'è scritto di lapidarla, ma cerca di cominciare a superare questa cosa dicendo chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. Non sta dicendo che non c'era scritto, perché c'era scritto.
Quindi la Madonna ha rischiato la lapidazione non avendo possibilità di difendersi. Mi fa pensare, se posso perdonare, ai poveri preti che confessano. Capite? Cioè, se per esempio un prete ci avesse bisogno, cioè, se fosse montata una cosa brutta e per difendersi dovesse ricorrere a una cosa sentita in confessione, non la può fare. Non lo può fare, perché mancherebbe un suo dovere professionale. Quindi è una situazione di vulnerabilità estrema. Qual è la grandezza della fede della Madonna? È una cosa che mi sta chiedendo il Signore, me l'ha chiesta Lui, sono sicuro. E probabilmente, attenzione anche qui, la sicurezza, cioè, perché se ti appare un angelo, io personalmente, questa è una mia opinione personale, non abbiamo motivo di dirlo, ma io sono convinto che la Madonna ha detto il Fiat e si è rasserenata perché aveva il dono del discernimento, che è anche questo un corollario della fede, quindi dinanzi alle parole dell'angelo, alla presenza dell'angelo, ha sentito quella famosa profondissima pace del cuore, che ti dà la sicurezza che stai vivendo un contatto autentico con il soprannaturale. Quindi questa era la sua certezza, capite? Perché vedere un angelo, chi te l'ha detto che quell'angelo lo stai vedendo realmente o non te lo sei sognato, o che non è il diavolo travestito da angelo? La Madonna, questo qui, questo processo, questo sono sicuro, questo l'ha dovuto fare, capite? L'ha dovuto fare. E in questo è stata come noi, cioè il criterio di discernimento è stato quale? La pace del cuore. Se io sono certa che questa è volontà di Dio e che Dio me lo chiede, obbedienza della fede, io do il consenso. Quindi, davanti a San Giuseppe mi difende nostro Signore. Davanti a Gesù, davanti, scusate, agli uomini, mi difende nostro Signore. E io do il mio consenso di fede. Attenzione che non abbiamo però finito ancora. La fede eroica qui della Madonna. Ora, la Madonna, certamente a differenza di molti di noi sciagurati, la Bibbia la conosceva proprio bene. Per cui, pur non sapendo che il Messia sarebbe stato il figlio di Dio fatto uomo, o almeno forse non lo sapeva, o non con certezza, ma sapeva bene quale era la sorte del Messia che doveva essere il Redentore. Perché il libro del profeta Isaia, la Madonna se l'ha letto tutto e lo conosceva bene. Quindi quando ha detto quel ecco, non eccomi, ne parliamo la prossima volta, riprendiamo da qui, questa è un'altra cosa che c'era nell'antica traduzione, grazie a Dio non c'è più in quella attuale, e riprendiamo la prossima volta da qui, concludo però con questo particolare, lei sapeva le sofferenze che avrebbe passato questo figlio, ma quelle sofferenze sarebbero state le sue sofferenze che lei doveva accettare. Quindi non pensiamo che l'istante dell'annunciazione sia soltanto stato come è stato un'esperienza bellissima di estasi e di gaudio, ma segnata dalla croce. Perché dicendo quel fiat, quindi facendo quell'obbedienza di fede, altro che Abramo e Isacco, cioè lei sapeva già che il suo Isacco l'avrebbe dovuto portare sul Golgota, che ci sarebbe stata l'ariete a farglielo tornare vivo al posto suo. Questo è anche il senso prefigurativo del sacrificio di Isacco. E ha detto di sì. E ha detto fiat. Ecco l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la sua parola. Quindi già con questo comprendiamo a quali vette di eroismo si è aggiunta la fede di Maria in questo primo grande mistero della nostra salvezza. Ci aggiorniamo e continuiamo la prossima settimana, appunto riprendendo dall'ecco e non eccomi, che è la risposta esatta che Maria Santissima ha dato all'angelo. Alla prossima!